insomma conviviale, ma anche un momento per tracciare un po' le fila, no, di un anno che si chiude. Sì, beh, è un momento conviviale, è un momento di serenità e di tranquillità, oserei dire, perché questa è una serata così tranquilla per vedersi tra di noi, per farci gli auguri in serenità a tutti, a noi e alle famiglie. Siamo, nonostante questa serata di auguri, siamo sempre in alto con la guardia e cerchiamo di non abbassarla mai. Anche invisibili, no? Che pensano alla nostra sicurezza. Immagino che lei con le sue parole facesse riferimento alla classifica del Sole 24 Ore, ai furti che comunque ci sono in questo periodo, però forse è il momento proprio per ringraziare chi nonostante tutto garantisce la nostra sicurezza, anche in maniera, ripeto, a volte invisibile. No, qui, vabbè, questa serata ci sono tutti i vertici, ma ci sono le forze di polizia che stanno lavorando. Sì, c'è un aumento, questo non lo possiamo negare, soprattutto nei furti nelle abitazioni, però cerchiamo di mettercelo tutti, i risultati ci sono. Noi abbiamo visto in qualche esempio ultimamente che i cittadini, collaborando e cercando di denunciare, chiamando le forze di polizia, sono riuscite a sventare degli episodi. E quindi ecco, anche questo è molto importante, questa collaborazione che c'è anche con la cittadinanza. Quindi insomma, speriamo di rendere un Natale sereno per tutti.